Credi che ci siano dei lupi qui? Cani lupo, mezzi lupo e mezzi husky. Come mai sei così informato? Io sono un masher, guido le slitte. Faccio strada, seguimi, Snake. Thank you.
Snake, che c'è che non va? Pensavo che te la cavassi con i cani. Questo posto è minato. Andrò ancora avanti io. Sta indietro, ok? Ma il radar non funziona. Non possiamo usare nemmeno il cercamine. Lascia fare a me. Allora, che ne dici? Niente male, eh? Come sapevi dove si trovavano le mine? Ti sembrerà strano, ma quando Mantis ha scavato nella mia mente, sono riuscita a vedere la posizione delle mine. Ti ha stupito, eh? Beh, un pochino. Solo un pochino. Mary! Che hai? Mary, la terra! Mary! Lasciami qui e corri. Mary! Credo proprio di essere una pivellina. Non ti preoccupare, Mary, è me che vogliono. L'ho capito anch'io. È il trucco più vecchio del mondo. Il cecchino sta usando me come esca per attirarti allo scoperto. Dannazione! Sparami, Snake! No! La mia arma... non riesco a prenderla. Non ti muovere! Ho promesso che non ti avrei rallentato. Io posso ancora aiutarti. Io voglio aiutarti. Stai calma, risparmia le forze. Sono stata una stupida. Volevo essere un soldato. La guerra è orrenda. Non c'è niente di bello nella guerra. Snake, per favore, salvati! Continua a vivere e a credere nelle persone. E non dimenticarmi. Ora, vattene da qui! Meryl! Dannazione, Snake! È una trappola! Un cecchino sta cercando di beccarti! Sta aspettando che tu provi a salvare Meryl per poterti sparare! Non esporti! Deve essere Sniper Wolf, il miglior tiratore della Foxhound! I cecchini di solito lavorano in coppia, ma questo è solo. La conosco. È in grado di aspettare per ore, giorni o settimane. Per lei non fa nessuna differenza. Resta sola lì ad aspettare e aspettare che tu ti faccia vedere. Forse è così, ma Meryl non può aspettare molto. Snake, riesci a vedere Wolf dalla tua posizione? Non ci sono nascondigli da qui fino alla torre.
Deve trovarsi lì al secondo piano. Se Wolf è nella torre di comunicazione, ti può tenere sotto controllo alla perfezione. È la posizione migliore per un cecchino. A quella distanza non sei nemmeno in grado di spararle con un'arma normale. Ti serve un fucile di precisione. Colonnello, si calmi. Salverò Meryl. Non importa come, ma lo farò. Ok. Grazie. Che c'è che non va, Naomi? Niente. Sono solo sorpresa del fatto che tu sia pronto a sacrificarti. Hai i geni di un soldato, non quelli di un saggio. Stai cercando di dire che mi interessa solo portare a casa la pelle? Non era quello che intendevo, ma... Non so come sono fatti i miei geni e non mi interessa. Io seguo l'istinto. Come un animale. Io salverò Meryl e non ho bisogno di motivi per farlo. Ok. E non lo farò per nessun altro. Io salverò Meryl per me stesso. Colonnello, non si preoccupi. Snake, grazie. Ho capito, scusa. Sniper Wolf è il migliore cecchino della Foxhound. Tutti sanno che le donne hanno più pazienza degli uomini, ma Sniper Wolf è in grado di restare un'intera settimana senza dormire e senza cibo, senza mai distogliere il mirino dal suo bersaglio. E come se questo non bastasse, si serve della diazepamina. Le sue mani non tremano mai. Resta fuori dalla sua portata e sparale con un fucile di precisione. Bella idea, ma dove lo trovo? Non posso mica chiederlo a Mary. Che mi dici del dottor Emerick? È stato in questa base per un bel po' di tempo, forse lo sa. Otacon, hai visto un fucile di precisione in qualche punto della base? Un fucile di precisione? Meryl è stata colpita da un cecchino che sa il fatto suo. Un cecchino? Mi servirebbe un fucile di precisione per poter rispondere al fuoco. Ho visto un PSG-1 nell'armeria al secondo piano interrato della rimessa dei carri. Al secondo piano interrato della rimessa dei carri? Devo tornare fino lì! Sì. Che c'è, Otacon? Niente. Otacon, dove trovo un fucile di precisione? Non hai sentito che c'è un fucile di precisione al secondo piano interrato della rimessa dei carri? Trovalo e salva Meryl!
Non ti muovere! È difficile mancarti così da vicino. Metti giù la tua arma! Lentamente. Sei stato un idiota a venire qui. Stupido uomo. Un cecchino donna, eh? Non lo sai che 2/3 dei migliori assassini del mondo sono donne? Vuoi morire ora? Oppure dopo la tua amichetta? Cosa preferisci? Morirò solo dopo averti ucciso. Ma davvero? Beh, almeno sei un tipo spiritoso. Io sono Sniper Wolf e uccido sempre la mia preda. E tu sei una preda speciale. Capisci? Ho lasciato un mio segno su di te. Non lo dimenticherò. Fino a quando non ti ucciderò, penserò solamente a te. Portatelo via! Non uccidetelo! Non ancora! Lo voglio vivo! Lasciatelo a me! Cerca di non combinare altri guai come con il direttore della DARPA. Già, lui è il mio bersaglio. È solo mio. Riesci a sentirmi, Solid Snake? È più resistente di quello che pensavo. Sai chi sono io? Ho sempre saputo che un giorno ci saremmo incontrati. L'uomo che mi ha rubato ciò che era mio di diritto. Quello che mi ha rubato tutto dalla nascita. Io sono quello al quale hai rubato tutte le cose importanti. E ora, dopo il sacrificio dei nostri fratelli, dopo 30 lunghi anni, finalmente io e te ci incontriamo, il fratello di luce e il fratello d'ombra. Ti serve anche questo DNA? Sì, ne voglio un campione mentre è ancora in vita. Dobbiamo correggere le mutazioni dei soldati genetici. Vuoi dire che allora saremo in grado di curarli? No. Per questo dobbiamo mettere le mani sul DNA di Big Boss. Hanno già consentito le nostre richieste? Non ancora. Non cederanno. Sono tutti degli ipocriti, dal primo all'ultimo. Questa è la tua opinione di Kurda? Mettono sempre per prima la politica. È vero. È per questo che vogliono evitare una qualsiasi fuga di notizie sulla loro nuova, preziosa arma nucleare. Capo, sembra che il nostro amico si sia svegliato. Ma guarda che bella rimpatriata. Non sei d'accordo, fratellino? Oppure dovrei dire fratellone? Non sono sicuro. Non che la cosa mi importi, comunque. Tu ed io siamo gli ultimi figli rimasti di Big Boss. Sono io. Davvero? E che hanno detto? Oh, razza di idioti! Molto bene, Raven. Arrivo subito. Le nostre richieste non sono state accolte. Lanceremo il primo missile tra 10 ore, come programmato. Maledetti americani! Non te l'aspettavi, vero? C'è qualcosa di strano. Normalmente gli americani restano sempre seduti al tavolo delle trattative. Probabilmente credono di avere un asso nella manica.
Dobbiamo lanciare quella bomba atomica e cavalcarla per entrare con lei nella storia. Devo occuparmi dei preparativi del lancio. Assumi tu il comando, Ocelot. Che fai? Resti a goderti lo spettacolo? No, non mi interessa. È tempo di dare da mangiare ai bambini. Allora preferisci i tuoi lupi al mio show, eh? Ocelot, non combinare guai come con Anderson. Certo, quello è stato un incidente. Non pensavo che uno scribacchino come lui fosse così resistente. Beh, le sue difese mentali erano state fortificate con una terapia ipnotica. Capo, che mi dici di quel ninja? Ha ucciso 12 soldati, chiunque sia è completamente pazzo. Quel bastardo mi ha staccato una mano. Come ha fatto ad arrivare qua? Forse tra noi c'è una spia. Mantis è morto. Dobbiamo ancora scoprire che cosa ha ucciso Baker e Octopus. Siamo a corto di uomini. Per cui vedi di sbrigarti con questa tortura. Tortura? Questo è un interrogatorio. Chiamalo come preferisci. Ci vediamo, fratellino. La tua donna è ancora di questo mondo. Meryl! Ci vediamo, bellezza. Una volta che ha scelto una preda, non riesce a pensare a nient'altro. A volte si innamora persino prima di ammazzarla. Finalmente siamo soli. Come ti senti? Non male. Ho fatto un bel pisolino su questo letto girevole. Peccato che lo abbia fatto da solo. Sono felice di sentirlo, ma sai, questo non è un semplice letto. Ora ti farò vedere alcune sue interessanti caratteristiche. Dove sono le mie cose? Non preoccuparti, sono tutte qui. Washington ha corso un bel rischio mandandoti qui. Ci deve essere qualcuno che si fida ciecamente di te. Vero, caro il mio portatore? Allora... il Metal Gear è armato con un nuovo tipo di testata nucleare. Perché non chiede a Campbell di raccontarti tutta la storia? Il colonnello? Già che ci siamo. Il presidente Baker ti ha dato un disco ottico, giusto? E se così fosse? Si tratta dell'unico disco. Non ci sono altri dati. Che cosa vuoi dire? Non ci sono altre copie. Se non ci sono, siamo a posto. Meryl sta bene? Non è ancora morta. Probabilmente Wolf si sentiva generosa, ma se vuoi farla stare meglio, farei bene a rispondere immediatamente alle mie domande. Avevi con te una scheda chiave. Dove sono le altre due? Qual è il trucco che c'è dietro alla scheda? Trucco? Quella vipera di un presidente ha detto che c'è qualche trucco per usare la scheda. Io non lo conosco di certo. Ho capito. Nessun problema. Ora giocheremo, Snake. Giocheremo a scoprire che uomo sei veramente. Quando il dolore diventa insopportabile, tu arrenditi e finirai immediatamente. Ma se lo farai, la vita della ragazza sarà mia.